News, l'appuntamento con l'informazione in onda, dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Persempre News. Oggi partiamo dalla Francia, dove l'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a 3 anni di reclusione nell'ambito del processo legato allo scandalo delle intercettazioni. Sarkozy, che si è ritirato dalla vita politica nel 2016, ma è ancora molto influente tra i conservatori francesi, ha annunciato attraverso i suoi avvocati che chiederà il ricorso alla Corte di Cassazione. Nel frattempo, la stampa francese ha spiegato che dei 3 anni di condanna, uno è da scontare fuori dal carcere, quindi con il braccialetto elettronico. Ma passiamo ai danni provocati dal maltempo in Emilia-Romagna, dove le vittime registrate sono 5. Come ha spiegato la prefettura di Forlì-Cesena, 3 vittime sono state registrate a Forlì, una a Ronta di Cesena e un'altra a Cesenatico. Nel frattempo, tanti sono i dispersi e migliaia di persone sono state evacuate dalla regione, dove continuano le piogge e dove ci sono fiumi in piena e fiumi esondati. Infatti allerta rossa anche oggi, con piogge che continuano, scuole chiuse, e allerta arancione anche su Marche e Toscana. In Veneto, con il ritorno dell'acqua alta, è stato disposto anche l'innalzamento delle barriere del Mose. E proprio per questo motivo tanti sono i messaggi da parte degli esponenti politici e delle istituzioni, messaggi di solidarietà per le popolazioni colpite, primo fra tutti quello della Premier Giorgia Meloni, che attraverso il suo account Twitter ha scritto: "Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il governo segue con attenzione l'evolversi degli eventi e interverrà con gli aiuti necessari." Ma chiudiamo con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la trasfobia e la bifobia. Il Capo dello Stato infatti ha detto: "L'omofobia, la trasfobia e la bifobia sono piaghe sociali ancora presenti che causano discriminazioni e violenze. In alcuni paesi persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona." Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News domani, sempre alle 19, sui canali social di Persempre News. Buona serata.